Salve ragazzi, io sono Pain Master e in questo video volevo parlarvi di Resident Evil Welcome to Raccoon City, il nuovo film live action basato su Resident Evil ma scollegato dalla serie precedente, quindi quella con protagonista Alice. È un suo reboot, una sua trama, scollegata anche dalla serie TV di Netflix che dovrà uscire, un suo mondo, un suo franchise che penso sia morto sul nascere, perché dubito fortemente che uscirà un secondo capitolo di questo film. Principalmente non perché sia orribile in realtà, non è un brutto film, ma non è neanche bello, è questo il suo problema. L'ho visto in realtà esattamente nel periodo d'uscita al cinema. Sì, lo so, ve ne sto parlando in ritardo. È che in mezzo mi si sono creati tanti altri impegni, non ho avuto modo e tempo di parlarvene fino a questo momento. Devo dire che nel cinema della mia zona questo film è stato tenuto per una sola settimana. E sì, il mio cinema di fiducia i film, tra virgolette, horror li tiene un tempo ridicolo. Però comunque è un tempo fin troppo limitato per poi poter essere un successo commerciale, e questo potrebbe definitivamente dichiararne il declino prima ancora che diventi una saga cinematografica. Detto questo, in realtà devo dire che per quanto si discosti nettamente da quella che è la mitologia della serie videoludica, per quanto rimaneggi alcuni elementi di trama, alcuni elementi chiave portanti di quella che era la storia principale, devo dire che alcune scelte che hanno fatto mi sono piaciute particolarmente. Apriamo una piccola parentesi: per quanto riguarda gli adattamenti cinematografici, live action, tratti da videogiochi, ci sono alcuni franchise verso cui sono più rigido rispetto che altri. Una cosa che ho detto spesso per quanto riguarda questa tipologia di trasposizioni, ma che in realtà vale anche per altri tipi di trasposizioni, però comunque una delle grandi regole è il fatto che a volte non è un male il fatto che ci siano delle differenze se sono ben giustificate, perché creare delle differenze che comunque ti stupiscano, che comunque siano qualcosa di nuovo per una persona che ha molta familiarità con l'opera originale, fa sì che la visione del film in live action non diventi noiosa, perché se sai già esattamente che cosa aspettarti, sai già esattamente tutto quello che accadrà, l'unica differenza è che invece di vedere dei modelli poligonali vedrai degli attori, potrebbe risultare noioso, potrebbe non risultarne un'esperienza godibile. Questo ovviamente se le differenze, se le scelte creative, se quel cercare di discostarsi dall'opera originale è ben giustificato ed è ben realizzato, e purtroppo non spesso accade. Francamente, aprendo una seconda parentesi, l'unica serie verso cui sarei molto più intransigente a riguardo e preferirei una trasposizione proprio pari pari uno a uno è quella di Metal Gear Solid, ma purtroppo per il film che è già in lavorazione è già stato annunciato che non sarà così, e quindi vedremo un po' che cosa succederà. Però qui non stiamo a parlare di quello, quella è un'altra storia per un video in futuro. Per quanto riguarda Resident Evil, dicevo, mi sono piaciute alcune scelte. Partiamo proprio dal principio. La scelta principale che mi è piaciuta è la giustificazione per quanto riguarda lo zombismo. Beh, oddio, ovviamente, prima di tutto mettiamo le mani avanti. Queste mie opinioni personali potrebbero scaturire in spoiler, quindi se non avete visto il film o se avete intenzione di andarlo a vedere, e francamente ve lo consiglio perché comunque per quanto non sia un'opera perfetta è comunque guardabile per passarsi quelle due orette, quell'oretta non so esattamente quanto dura. Quindi se volete farlo non continuate la visione di questo video, tornate quando l'avete visto, ci vediamo la prossima volta. Nel caso invece sappiate esattamente di che cosa sto parlando, possiamo anche andare avanti. Dicevo, nel film è stato deciso di giustificare lo zombismo in una maniera un po' singolare, nel fatto che praticamente tutta Raccoon City è stata più o meno infettata, avvelenata. Una cosa anche abbastanza realistica, una cosa che purtroppo, ahimè, succede anche nel mondo reale. La grande corporazione che dava lavoro a tutti in realtà stava anche contemporaneamente avvelenando le acque della città, e quindi parecchie persone erano malatissime nel periodo di tempo in cui è ambientato questo film. E questa malattia gli portava sanguinamenti, portava caduta dei capelli, li faceva deteriorare fisicamente. E questa è una spiegazione che mi è piaciuta, perché francamente è bello e interessante a livello videoludico
la trasmissione del virus tramite morso, l'infezione del T-virus che si propaga per tutta Raccoon City, tutti i zombie sono già belli decomposti, ma non è realistico in un ambito cinematografico, non è realistico in un mondo che si cercherebbe di rendere plausibile. Quindi, per rendere tutto un po' più plausibile, il virus T era nelle falde acquifere, si è trasmesso perché tutta la città beveva da quelle falde acquifere e le persone si sono decomposte una volta diventate zombie perché già si stavano deteriorando a causa della malattia. E questa è una cosa molto ben riuscita, devo dire. Un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente sono stati i vari easter egg e tutti i vari riferimenti, che è una cosa che da un certo punto di vista ti fa anche male fisicamente, perché tu vedi che ci sono tante citazioni, tanti riferimenti, cioè tu inizi il film con Jill Valentine che dice cosa sarebbe peggio, venir spiaccicati da un serpente? Non mi ricordo esattamente testuali parole perché l'ho visto ormai quanto, 2 mesi fa. Però diceva circa, preferiresti essere stritolato da un serpente gigante o essere mangiato da uno squalo? Mi pare dicesse una cosa del genere. E faceva dei riferimenti che erano palesemente riferimenti a dei boss che sono presenti in Resident Evil 1. Quindi era una strizzatina d'occhio. A una certa vengono fatti vedere i gemelli Ashford, ci sono tanti piccoli riferimenti, tante piccole cose che ti fanno capire che in realtà le persone che hanno realizzato questo film, almeno le persone che lo hanno sceneggiato, in realtà ne conoscono bene di che cosa tratta la serie di Resident Evil, conoscono bene quali sono tutti quei piccoli riferimenti. E la cosa che ti fa male è che con tutta questa conoscenza hanno comunque deciso di fare un film che va a cadere nelle cose importanti. Hanno comunque scelto di fare un film mediocre quando potevano, sfruttando un po' di più la mitologia di Resident Evil, sarebbe potuto uscire un film molto più bello, molto più godibile. Perché queste sono state le scelte interessanti. Poi ci sono state le scelte un po' così e così. Prima tra tutte quella di fondere nella trama Resident Evil 1 e Resident Evil 2. È una scelta così e così perché in questo modo vai a tagliare un po' troppo il tempo che potresti invece dedicare a una storia se la ambienti basandoti su un solo videogioco, perché andare a mischiare entrambi fa sì che tu racconti a metà tutte e due le storie. Però da un altro certo punto di vista ha senso, perché effettivamente se tu vuoi raccontare la trama di Resident Evil 1 in maniera cinematografica e in maniera plausibile, devi obbligatoriamente andare a tagliare tutte quelle sezioni che erano presenti in quella storia solo per essere una giustificazione di gameplay. Quindi il fatto che i mostri giganti erano solo una citazione, un easter egg, ci stava, perché renderli dei mostri presenti effettivamente nella pellicola sarebbe risultato un po' trash. Ormai purtroppo gli squali giganti non sono più prendibili seriamente in ambito cinematografico. E quindi andando a tagliare tutto ciò, la storia di Resident Evil 1 è abbastanza corta, cioè si riassumerebbe in una mezz'oretta se trasposta in un film cinematografico, ed è più o meno quello che è stato fatto. Il problema è che, ahimè, integrando tutte e due le storie in un film unico, dando mezz'oretta di spazio a Resident Evil 1, togli mezz'ora alla possibilità di esplorare di più la storia di Resident Evil 2. Mi è piaciuto come hanno realizzato la chiamata d'aiuto dalla Villa Spencer, dalla magione dell'orrore, che andava a incastrarsi con la trama principale, perché tutto il team della Stars era andato lì e quindi a badare alla stazione di polizia c'era praticamente solo Leon Scott Kennedy. A livello di trama ci stava. Come hanno realizzato anche il primo incontro col primo zombie alla Villa Spencer è praticamente identico al primo incontro col primo zombie di Resident Evil 1. Lo hanno fatto in maniera fedele, mi è piaciuto un sacco ciò. Non mi è piaciuto particolarmente tutto quello che ne è seguito, quindi tutti gli zombie hanno attaccato i nostri protagonisti ed è diventata tutta una scena d'azione concitata in cui non si riusciva bene a seguire l'azione perché hanno voluto renderlo claustrofobico e spaventoso apposta, cioè quindi tu nelle zone buie riuscivi a vedere solo grazie ai mazzo flash al momento in cui sparavano, facevano luce, quindi riuscivi a capire un po' che cosa succedeva, ma a livello di spettatore tutte queste luci flashanti in cui in mezzo ogni tanto moriva qualcuno non era il massimo per riuscire a seguire le azioni su schermo. Un'altra scelta che è così così, il cane zombie, cioè è presente un solo cane zombie.
è giustificato perfettamente come diventa zombie, come si infetta, è perfetto. È realizzato forse una CGI non perfettamente plausibile, erano più carini quelli della scorsa serie live action, quella con Alice, ma perché erano cani con delle make-up prostetici, tutte cose varie appiccicate addosso, mentre questo era un cane normale a cui hanno applicato sopra solo un po' di CGI. Però era carino il fatto che hanno giustificato per quale motivo tutti i cani che vediamo sono tutti Doberman, perché in realtà alla fine, in questa trasposizione cinematografica, era solo un singolo cane. C'era solo un cane, che era il cane di un camionista che si è infettato, e quindi è un bel riferimento a quelli che sono i cani zombie di Resident Evil, che però sono tutti uguali e non avrebbe senso. Invece, per fare un collegamento, ma anche giustificarlo all'interno del film, era un singolo cane ed era carina come scelta. Non mi è piaciuto però il fatto che un singolo cane sia stata una minaccia così grande per tutto il film. Cioè, certo, i cani zombie sono stati la minaccia da cui è partito tutto Resident Evil. Cioè, il Team Stars, atterrati con l'elicottero in Villa Spencer, sono stati attaccati dai cani zombie e sono dovuti scappare nel primo luogo sicuro che hanno trovato, che era la villa in sé, e si sono tappati dentro. Però erano un sacco di cani zombie, erano proprio un branco intero, non era un singolo cane. Quindi mi è piaciuta la cosa, ma la nota amara è che mi sarebbe piaciuto ci fossero stati più cani zombie, o almeno anche più animali, anche corvi zombie, qualche cosa in più oltre ai zombie normali. C'è stata un'altra cosa, il boss finale, il Birkin finale, si è visto, il design era perfetto, l'occhio che aveva sulla spalla un po' troppo piccolo rispetto a quel che si aspetterebbe da William Birkin dopo che ci si abitua a vederlo nei videogiochi, però era ben realizzato. Mi è garbato anche il leaker, c'è un singolo leaker in tutto il film, anche qui stessa critica che col cane, si poteva mettere un po' più di creature, però sì, comunque il leaker è molto minaccioso, l'hanno reso plausibile, perché un singolo leaker è una cosa pericolosissima da incontrare e lo hanno mostrato bene all'interno di questo film, hanno reso l'idea di quanto possa essere letale un leaker, però ce n'era solo uno. E mi è anche dispiaciuto che, oltre ad esserci solo un leaker, non hanno messo neanche un singolo hunter, cioè proprio nessun hunter in tutto il film, è stato un gran peccato. Ma passiamo invece a quelle che sono le note dolenti, a quelli che sono i punti che hanno deciso di realizzare in una maniera che non riesco a giustificare, quelle scelte che hanno fatto che proprio non riesciamo ad andare giù. E sono principalmente tutte basate sulla caratterizzazione dei personaggi. A me sono piaciuti i personaggi, ma non mi sono piaciuti per quel che rappresentavano. Cioè, ve la spiego meglio, praticamente, al di là del fatto che nessuno, e dico nessuno, dei personaggi era interpretato da un attore che gli somigliasse minimamente al suo corrispettivo videoludico, quindi Leon Scott Kennedy non gli somigliava per niente, Jill Valentine non gli somigliava per niente, Wesker assolutamente non gli somigliava per niente, somigliava ad Ada Wong solo l'attrice che hanno preso per Ada Wong, compare solo nella scena dopo i titoli di coda per tipo 10 secondi per fare cliffhanger per un possibile sequel che non ci sarà mai. Cioè, tutti gli altri personaggi invece non sono stati realizzati nella migliore delle maniere. Gli unici che ho trovato i migliori in tutto il film sono stati il capo della polizia Irons, che era un gran bastardo esattamente come ci si aspetterebbe che fosse, e Claire Redfield, perché l'attrice l'apprezzo particolarmente, quindi sono di parte. Però è anche riuscita a dare quel suo che tu la vedi e dici ok, l'hanno fatta badass come ci si aspetterebbe che sia. Perché invece il problema principale degli altri è che erano tutti degli idioti. Cioè anche Jill Valentine, l'hanno fatta come fosse una veterana, una guerriera, una fissata con le armi, una maschiaccia. Anche lei sembrerebbe badass in superficie, però poi si perde tutto ciò. Cioè anche lei poi fa delle decisioni, si muove in modo idiota. Cioè tutti i personaggi si pongono in una maniera un po' troppo goffa, un po' troppo stupida. E non solo rispetto a quel che ti aspetteresti da questi personaggi, ma anche proprio per quanto riguarda il film in sé. Ho apprezzato Leon perché, ok, l'attore lo ha interpretato bene, il suo personaggio, nel senso che quel che doveva interpretare, per come è stato scritto, lo è riuscito a fare bene. Ed era simpatico perché era praticamente il personaggio che avevano fatto per essere il joke character, quello che ti fa un po' sorridere quando lo vedi su schermo.
hanno cambiato la sua backstory sul perché si trovasse come novellino a Raccoon City, ed è stato in realtà l'unico cambiamento che all'economia di trama non ha aggiunto assolutamente niente, perché avessero mantenuto la motivazione originale sarebbe stato esattamente lo stesso personaggio. Però non è tanto la sua backstory, è tanto come lo hanno scritto. Lo hanno scritto in questa maniera, in cui non è solo un novellino che è lì da poco a fare il poliziotto, ma è proprio scemo, cioè tu lo vedi e si comporta da scemo, è sempre impacciato, non sa mai quando prendere l'iniziativa, non sa mai cosa deve fare. Non è Leon Scott Kennedy, tu lo vedi e dici ok, è un bel personaggio, è simpatico, ma tu guardandolo non lo associ a Leon Scott Kennedy. Questi personaggi, il problema principale di questi personaggi è che tu guardandoli non li associ ai nomi che senti su schermo. Tu lo vedi su schermo che lo chiamano Leon Scott Kennedy e la tua mente non riesce mai a fare questa associazione. Tu lo guardi e dici questo non può essere Leon Scott Kennedy, questo al massimo può chiamarsi Gioacchino, non è Leon. Anche Jill l'avessero chiamata Giampiera, non avrebbe avuto il peso del personaggio originale da portare sulle sue spalle, non avrebbe avuto quel termine di paragone verso cui sfigura in maniera rovinosa. E Albert Wesker è il peggiore di tutti sotto questo punto di vista, perché non solo è un idiota, non solo fa scelte stupide e si comporta in maniere che vanno al di fuori della razionalità umana, ma è anche il personaggio che chiamano col nome di quello che dovrebbe essere l'antagonista principale, di quello che dovrebbe essere la persona che ha macchinato per far accadere tutto quello che è accaduto, la persona che è sempre un passo avanti e che ha sempre un piano, e invece in questo film è uno che viene usato a destra e a manca, è uno che fa scelte stupide e finisce malissimo, e anche nella scena post titoli di coda vediamo che viene resuscitato e viene utilizzato da Ada Wong. Invece dovrebbe essere più o meno il contrario. Certo, si facevano il doppio gioco a vicenda, però Albert Wesker è sempre stato all'apice. Non era una pedina in mano a qualcun altro, o almeno è quello che credeva. Era una pedina nelle mani di Spencer, ma poi ha ripreso un po' in mano il suo destino. Qui forse stiamo entrando un po' troppo in territorio spoiler videoludici per quanto riguarda la saga di Resident Evil. Comunque, Albert Wesker, anche se non siete fan, anche se non avete giocato tutti Resident Evil, sapete che cosa aspettarvi da questo nome, e non è quello che si vede in questo film, purtroppo. Soprattutto non ti aspetteresti un triangolo amoroso Jill, Albert Wesker e Chris Redfield. Che senso aveva? Cioè, perché inserirlo all'interno del film? Cioè, alla fine, alla trama non apporta minimamente niente questo triangolo, cioè, buttato così a caso. E quindi a questo punto ti viene da chiederti, ma non sarebbe stato meglio fare esattamente quello che hanno fatto nella saga precedente? Quando hanno preso come nuova protagonista Alice, hanno detto, ok, abbiamo questa donna badass che, per come la stiamo caratterizzando, non si può rispecchiare in nessuno dei personaggi del videogioco. Quindi creiamola come personaggio originale e infiliamola all'interno della storia. Affiancare dei personaggi per come li hanno scritti, quindi questi personaggi, affiancarli ai personaggi originali avrebbe bilanciato un po' più le cose. Posso anche capire, ok, tu vuoi scrivere i personaggi diversi da quello che sono, li vuoi caratterizzare diversi da quello che sono, vuoi modificare tutte quelle che sono le backstories, le motivazioni, gli obiettivi, le aspettative, tutto quello che riguarda questi personaggi. Allora, perché stai facendo un adattamento? Io capisco il voler fare qualcosa di diverso. Io capisco il voler metterci un po' del tuo, metterci un po' della tua vena creativa, rimescolare un po' le carte, però ci sono dei punti chiave che non andrebbero toccati. E tra quei punti chiave, Albert Wesker è quello più importante. Per come lo hanno realizzato all'interno di questo film, è stata forse la nota più amara, perché non reggeva in piedi e quindi potenzialmente non reggerebbe in piedi neanche in un ipotetico sequel. Ed è un peccato, perché in realtà anche Birkin è stato modificato un po', però qualcosa dell'originale lo si riesce a vedere, traspare, non è totalmente diverso. Fare come hanno fatto con Birkin, fare come hanno fatto con Claire e con Chris. Claire e Chris hanno dei background che non stanno né in cielo né in terra, completamente modificata tutta la loro infanzia, perché doveva rientrare, doveva reincastrarsi all'interno di una nuova trama che avevano scritto. E funzionava! Funziona nonostante siano diversi per come sono stati scritti, poi però vengono trasposti in una maniera che fa trasparire un po' l'originale. Tu li riesci ad associare, dire ah ok, questa è Claire, anche se la storia è diversa, è comunque Claire, è una Claire di un universo parallelo, mettiamola così.
ma non è riuscita con tutti i personaggi, purtroppo, questa cosa. Ed è per questo motivo, in breve, cioè in realtà non penso che questo video sia stato breve, però è per questa serie di motivi che vi posso dire che questo film è godibile, è guardabile, cioè lo si riesce ad apprezzare. Personalmente l'ho apprezzato più di tutti gli ultimi film della saga di Alice, di cui secondo me, parer mio, si salvano solo i primi due. Quello ambientato a Raccoon City e quello ambientato nell'Alveare. Tutti gli altri non sono guardabili. Questo film è superiore a tutti gli altri al 100%. Ahimè, nonostante fosse ambientato a Raccoon City, nonostante ci fosse Jill, non hanno voluto inserire un Nemesis, forse perché avrebbe ingombrato un po' troppo, ci sarebbero stati troppi mostri in giro, perché altrimenti ci fosse stato, sarebbe stato superiore, no, sarebbe stato alla pari con Resident Evil, ambientato a Raccoon City, della scorsa saga di Alice. Alla pari, perché è impossibile superare la magnificenza di Sienna Guillory, che interpretava Jill Valentine. Però comunque mi stupisce positivamente il fatto che abbiano inserito invece Lisa Trevor, che è stata fatta abbastanza bene, cioè come aspetto l'hanno realizzata in maniera fedelissima, non fedele al 100% come compare nel videogioco, ma rende molto bene l'idea. L'hanno comunque buttata in un contesto completamente diverso da come compare nel videogioco, però è comunque apprezzabile, perché per la trama che hanno scritto funziona bene. Anche se, sì, il suo modo di agire, le motivazioni per cui agisce in un determinato modo sono abbastanza piatte. Quindi la mia opinione personale riguardo Welcome to Raccoon City è quella che vi ho espresso nei primi minuti del video. Cioè che questo film non è brutto, ma purtroppo, nonostante riesca a discostarsi da quel marasma di trasposizioni cinematografiche tratte da videogiochi che sono immondizia pura, non riesce ad elevarsi. Resta nel cestino della mediocrità in cui ci sono tanti altri film come lui. Non riesce a rendersi il film definitivo per i fan di Resident Evil. Ed è un vero peccato, la cosa che più lascia con l'amaro in bocca è che in realtà il potenziale c'era. Perché questi attori hanno dimostrato di essere bravi, hanno dimostrato di essere stati capaci a interpretare i personaggi che sono stati scritti per loro. La grande occasione mancata è stato il fatto che non sono stati scritti meglio. Detto questo, penso che per questo video possa anche essere tutto, quindi fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate riguardo a questo film, fatemi sapere un po' quali sono i punti che vi sono piaciuti di più e quelli che vi sono piaciuti meno, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!